E bella a tutti ragazzi, sono Gilbert e sono qui oggi tornato a portarvi un video in cui vi mostro quello che secondo me sarà il prezzo di 10 aziende americane e non tra 5 anni. Prima di iniziare però vi voglio ricordare due cose. Una è che sono un ragazzo di 22 anni che studia economia e commercio all'università di Cuneo e che sono socio di una società di consulenza e contabilità per le aziende. La seconda cosa è che se avete piacere di vedere domenica pomeriggio il video in cui vi mostro le tre azioni da comprare a novembre, lasciate un bel like e cerchiamo di arrivare almeno a una cinquantina. 99 su 100, domenica ci sarà anche un ospite, quindi secondo me il video sarà di vostro gradimento. Iniziamo, ci tengo a precisare che ovviamente le stime che farò sono appunto stime mie. Si basano su dei modelli matematici che ho creato io, quindi non prendetele come oro colato, semplicemente proviamo a stimare il prezzo tra 5 anni di queste 10 aziende qua. Lo faccio semplicemente perché so che mi farà tantissimo piacere, magari tra qualche anno, andare a rivedermi questo video qua e vedere se effettivamente ci avevo preso o no. Ci tengo a precisare che nel caso in cui sbagliassi, ma al ribasso sarei molto felice, perché? Perché tutte queste aziende qua le ho in portafoglio. Quindi se mi sbagliassi a fare le stime al ribasso, quindi in realtà le azioni saranno molto, molto più in alto, allora a quel punto lì sarò molto felice perché avrò guadagnato sicuramente più del 10% anno su queste aziende qua. Detto questo, andiamo a vedere quali sono le mie stime. Vi elenco un attimo le aziende su cui faremo la valutazione. Allora, ce le ho scritte qua nelle note. Andremo a fare la stima di Amazon, Alphabet, JP Morgan, Chase, Visa, Coca-Cola, Facebook, Alibaba, Baozun, EA e Tesla. Andiamo a vedere un po' le stime che abbiamo fatto. Allora, la prima stima che faccio, andiamo a vederla su Amazon. Allora, come possiamo vedere qua, questo modello di calcolo qua l'ho creato io su Excel. Ci tengo a precisare che, visto che me lo chiedete in tantissimi, probabilmente ho deciso di renderlo disponibile, ma solamente a fronte di abbonamento al canale. Questo perché? Perché io ci ho perso tantissimo tempo a farlo e sinceramente, lo dico molto sinceramente, non voglio lasciarlo gratuito a tutti perché penso che comunque questo metodo qua e questo modello qua abbiano un valore e quel valore lì secondo me è da offrire solo a chi appunto mi supporta tramite l'abbonamento. Poi questa cosa qua ve la dirò poi in futuro, ma non è questo il caso. Ci tengo a precisare che questo modello qua si basa sul calcolo del earnings per share fra 5 anni e del calcolo del PE fra 5 anni. Una volta che so l'EPS tra 5 anni e il PE, che è il rapporto fra prezzo e earnings per share tra 5 anni, io so qual è il prezzo tra 5 anni. Infatti, io stimo che tra 5 anni Amazon avrà un PE di 70,67 circa e che il suo EPS sarà di circa 116,96. E una volta che moltiplico il suo earnings per share e il PE, ottengo questo prezzo qua. Il prezzo che secondo me avrà Amazon fra 5 anni sarà di circa 8.265,70. Ovviamente non posso considerare split e quelle cose del genere perché non sono sicuro che li farà, quindi questo qua sarà il mio prezzo pre-split. Ragazzi, sono molto curioso di vedere se effettivamente ci prenderò. Io spero di avvicinarmi. No, ovviamente non penso di prendere il prezzo giusto, però spero di avvicinarmi il più possibile. La seconda che andiamo a vedere è Alphabet. Mi riferisco alle azioni con ticker GOOG. Stimo un earnings per share fra 5 anni di 92,46 e un PE di 30,19. Questo mi dà un prezzo per azione di circa 2791,38 dollari. Se vedete che alcuni hanno il colore verde, se vedete che alcuni hanno il colore rosso, qualcuno ha il colore giallo, è semplicemente un indicatore che mi dice se in questo momento qua, secondo le mie stime, io riesco a ottenere un profitto di circa un 10% annuo comprando a questo prezzo qua. Come possiamo vedere, adesso attualmente io non, secondo i miei calcoli, non riuscirei a fare un 10% annuo su Alphabet a questi prezzi qua. E secondo le mie stime. Poi sono stime mie, quindi potrei tranquillamente fare il 50% anno su Alphabet se mi sbagliassi a fare le stime. Queste qua appunto sono stime. La terza azione che andiamo a vedere è JP Morgan Chase. Oh my god. Allora,
Come possiamo vedere, JP Morgan ha avuto un crollicino. Infatti attualmente si trova a un prezzo di 99 dollari per azione e a questi prezzi io stimo un PE tra 5 anni di circa 13,87 e un EPS di circa 13,64 e moltiplicati l'un con l'altro viene un prezzo per azione fra 5 anni di circa, circa 189,26 dollari che potete trovare qua. La quarta azione è Visa, che è un colosso che ho anch'io in portafoglio. Come potete vedere, a questi prezzi qua, secondo me non riusciamo a fare un 10% annuo. Scusate, ho detto 10% annuo, ma in realtà mi riferivo al 12% annuo perché ho cambiato il mio rendimento atteso. Quindi attualmente i colori dipendono dal 12% annuo o no, non 10% annuo. Mi scuso. Ho stimato un PE fra 5 anni di circa 34,42 per Visa e un EPS di 9,16 tra 5 anni. Quindi moltiplicando semplicemente questi due fattori troviamo un 315,27 di prezzo per azione divisa tra 5 anni. Poi abbiamo Coca-Cola Come potete vedere, Coca-Cola ha un PE stimato fra 5 anni di circa 31,95, che è molto alto, ma ho deciso di tenermi così alto, e un EPS di 2,13. Questo vuol dire che, secondo le mie stime, appunto, avrà un prezzo per azione di circa 68,06 fra 5 anni, quindi nel 2025. Speriamo di azzeccarci. Andiamo a analizzare la tanto discussa Facebook. A questi prezzi qua io stimo appunto un PE di 23,62 fra 5 anni e secondo me sono stato basso perché in realtà un PE per un'azienda che cresce a questi livelli secondo me è basso questo qua, però ho deciso di tenermi basso. E un EPS, quindi earnings per share, tra 5 anni circa 30,53 dollari. Questo mi porta a pensare che il prezzo fra 5 anni di Facebook sarà di circa 721,08 e che mi permetterà appunto di fare un profitto di più del 12% annuo. L'approssimazione che andiamo a vedere è Alibaba, dove io sono investito, ma in realtà tutte le aziende che vi sto facendo vedere, le 10 aziende che sto facendo vedere, sono tutte all'interno del mio portafoglio, come vi ho detto già all'inizio. Per Alibaba stimo un PE fra 5 anni di circa 31,05, un EPS di 26,67, appunto un prezzo dell'azione fra 5 anni di circa 828,30. 5. Infatti è una di quelle aziende che vi ho consigliato nelle tre azioni da comprare nello scorso mese, se non ricordo male. E se l'avete fatto, secondo me avrete fatto un colpaccio. Detto questo, andiamo a vederci però un'altra azione da cinese che è Baozun, che vi ho consigliato e ve l'avevo consigliata a 33 circa, e ora sta già a 37,90 in circa una ventina di giorni, e secondo me se l'avete presa avete fatto comunque un affarone. Io l'ho presa, sto già guadagnando circa un 20% in praticamente un mese, perché secondo me a quei prezzi lì era regalata, ma queste qua comunque sono mie stime, quindi non posso assicurarvi niente. Baozun stimo un PE fra 5 anni di 49,69, un earnings per share di 5,75 e quindi un prezzo dell'azione tra 5 anni di 285,91 dollari. Queste stime qua, secondo me, sono molto ottimistiche, però ho deciso di comunque mantenerle così. Infatti mi dà un margine di sicurezza dell'80%. Però sono mie stime, ragazzi, non posso farci nulla. Spero di non sbagliarmi, quello sì. Le ultime due che andiamo ad analizzare sono EA Sports, dove stimo un earnings per share tra 5 anni di 21,65 e un PE di 12,96, che secondo me è basso, e quindi un prezzo fra 5 anni di 280,62 dollari. Spero di non sbagliarmi. L'ultima, ma non per importanza, anzi, è Tesla, che però dovete considerare che questo è un altro metodo di valutazione perché non prendo in considerazione gli earnings, ma i ricavi. Quindi è un metodo che non ho ancora testato più di tanto, spero che comunque mi porterà agli stessi risultati, cioè a guadagnare molto. E stimo un revenue per share di circa 133,60 fra 5 anni e un rapporto prezzo fratto ricavi a 4,80. Questo mi porta a pensare che il prezzo fra 5 anni di Tesla sarà di circa 641,14 dollari, che
a questi prezzi qua non mi permette né di guadagnare un 10% annuo e né di avere un margine di sicurezza. Ed è per questo che a questi prezzi qua non penso di entrare in Tesla, a questi prezzi qua. Io ho un prezzo medio di circa 380, se non ricordo male, che è alto, però secondo me erano dei prezzi ancora accettabili. Detto questo, ragazzi, questo video termina qua. Spero che qualche altro youtuber prenda come esempio questo video qua, magari lo faccia su sue 10 aziende o semplicemente magari utilizzando i loro metodi di calcolo prenderanno queste 10 aziende qua e ci faranno la loro valutazione tra 5 anni. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like e niente ragazzi, ci becchiamo domenica con il video delle tre azioni da comprare appunto a novembre.